Dal Vangelo secondo Giovanni, capitolo primo. In principio era il Verbo. Il Verbo era presso Dio e il Verbo era Dio. Egli era in principio presso Dio. Tutto è stato fatto per mezzo di Lui e senza di Lui niente è stato fatto di tutto ciò che esiste. In Lui era la vita, e la vita era la luce degli uomini. La luce splende nelle tenebre, ma le tenebre non l'hanno accolta. Venne un uomo mandato da Dio, e il suo nome era Giovanni. Egli venne come testimone, per rendere testimonianza alla luce, perché tutti credessero per mezzo di lui. Egli non era la luce, ma doveva rendere testimonianza alla luce. Veniva nel mondo la luce vera, quella che illumina ogni uomo. Egli era nel mondo, e il mondo fu fatto per mezzo di lui, eppure il mondo non lo riconobbe. Venne fra la sua gente, ma i suoi non l'hanno accolto. A quanti però l'hanno accolto, ha dato potere di diventare figli di Dio, a quelli che credono nel suo nome, i quali non da sangue, né da volere di carne, né da volere di uomo, ma da Dio sono stati generati. E il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi. E noi vedemmo la sua gloria, gloria come di unigenito dal Padre, pieno di grazia e di verità. Giovanni gli rende testimonianza e grida: ecco l'uomo di cui io dissi, colui che viene dopo di me mi è passato avanti, perché era prima di me. Dalla sua pienezza noi tutti abbiamo ricevuto, e grazia su grazia. Perché la legge fu data per mezzo di Mosè, la grazia e la verità vennero per mezzo di Gesù Cristo. Dio nessuno l'ha mai visto, proprio il Figlio unigenito che è nel seno del Padre, Lui lo ha rivelato. Testimonianza di Giovanni. E questa la testimonianza di Giovanni, quando i giudei gli inviarono da Gerusalemme sacerdoti e leviti a interrogarlo: chi sei tu? Egli confessò e non negò e confessò: io non sono il Cristo. Allora gli chiesero: che cosa dunque? Sei Elia? Rispose: non lo sono. Sei tu il profeta? Rispose: no. Gli dissero dunque: chi sei? Perché possiamo dare una risposta a coloro che ci hanno mandato. Che cosa dici di te stesso? Rispose: io sono voce di uno che grida nel deserto: preparate la via del Signore. Come disse il profeta Isaia, essi erano stati mandati da parte dei farisei. Lo interrogarono e gli dissero: perché dunque battezzi se tu non sei il Cristo, né Elia, né il profeta? Giovanni rispose loro: io battezzo con acqua, ma in mezzo a voi sta uno che voi non conoscete, uno che viene dopo di me, al quale io non son degno di sciogliere il legaccio del sandalo. Questo avvenne in Betania, al di là del Giordano, dove Giovanni stava battezzando. Il giorno dopo Giovanni, vedendo Gesù venire verso lui, disse: ecco l'agnello di Dio.
Ecco colui che toglie il peccato del mondo. Ecco colui del quale io dissi: dopo di me viene un uomo che mi è passato avanti, perché era prima di me. Io non lo conoscevo, ma sono venuto a battezzare con acqua, perché egli fosse fatto conoscere a Israele. Giovanni rese testimonianza dicendo: ho visto lo Spirito scendere come una colomba dal cielo e posarsi su di lui. Io non lo conoscevo, ma chi mi ha inviato a battezzare con acqua mi aveva detto: l'uomo sul quale vedrai scendere e rimanere lo Spirito è colui che battezza in Spirito Santo. E io ho visto e reso testimonianza che questo è il Figlio di Dio. I primi discepoli di Gesù. Il giorno dopo Giovanni stava ancora là con due dei suoi discepoli e, fissando lo sguardo su Gesù che passava, disse: ecco l'agnello di Dio. E i due discepoli, sentendo parlare così, seguirono Gesù. Gesù allora si voltò e, vedendo che lo seguivano, disse: che cercate? Gli risposero: Rabbì, che significa maestro, dove abiti? Disse loro: venite e vedrete. Andarono dunque e videro dove abitava, e quel giorno si fermarono presso di lui. Erano circa le 4 del pomeriggio. Uno dei due che avevano udito le parole di Giovanni e lo avevano seguito era Andrea, fratello di Simon Pietro. Egli incontrò per primo suo fratello Simone e gli disse: abbiamo trovato il Messia, che significa il Cristo. E lo condussi da Gesù. Gesù, fissando lo sguardo su lui, disse: tu sei Simone, il figlio di Giovanni. Ti chiamerai Cefa, che vuol dire Pietro. Il giorno dopo Gesù aveva stabilito di partire per la Galilea. Incontrò Filippo e gli disse: seguimi. Filippo era di Betsaida, la città di Andrea e di Pietro. Filippo incontrò Natanaele e gli disse: abbiamo trovato colui del quale hanno scritto Mosè nella legge e i profeti, Gesù, figlio di Giuseppe di Nazaret. Natanaele esclamò: da Nazaret può mai venire qualcosa di buono? Filippo gli rispose: vieni e vedi. Gesù intanto, visto Natanaele che gli veniva incontro, disse di lui: ecco davvero un israelita in cui non c'è falsità. Natanaele gli domandò: come mi conosci? Gli rispose Gesù: prima che Filippo ti chiamasse, io ti ho visto quando eri sotto il fico. Gli replicò Natanaele: Rabbì, tu sei il figlio di Dio, tu sei il re di Israele. Gli rispose Gesù: perché ti ho detto che ti avevo visto sotto il fico, credi? Vedrai cose maggiori di queste. Poi gli disse: in verità vi dico, vedrete il cielo aperto e gli angeli di Dio salire e scendere sul Figlio dell'uomo.